le città della Sicilia piangono, piange Palermo, piange Siracusa, e lui, povero pastore, pescatore, dice: sentite, è successo un fatto strano, per parte arrivata a Massale, eccetera. Sono nato in Sicilia e da oggi sono italiano. Questo è proprio l'attacco del cantastorie. Nasci in Sicilia e sono italiano. Sarebbe stato difficile, partendo per un breve viaggio nell'Italia unita, 150 anni, un viaggio dedicato soprattutto a raccogliere testimonianze, lamentazioni, problemi della parte più travagliata del paese, appunto il Mezzogiorno, i cacciatori del Tevere. E cos'erano questi cacciatori del Tevere? In fondo, come dice anche la parola cacciatori, riproponevano o tentavano di riproporre lo schema organizzativo e di iniziativa militare e politica dei cacciatori delle Alpi, i leggendari cacciatori delle Alpi. Sono un trailer, sono sì, sì, sì. Questo è il vescovo che ci ha, che è il presidente però della conferenza di Sciamano. Anche la Calabria, della Andrangela, della mafia, che molto spesso impedisce a diversi imprenditori di poter avere il coraggio di andare avanti, perché scoraggiati, sono impediti a lavorare per me. Ma qui, anche qui un po' la responsabilità anche della nazione, dei governanti. È possibile che uno Stato non è capace di liberarsi da questa situazione? Sono passati tanti anni, io capisco che un anno non ci si può liberare, ma dopo 150 anni si poteva, al tempo di Mussolini, si era riusciti a tornare fuori, ma molto non lo abbiamo, Sicilia. Ma lui è di Caltagirone, per l'altro, originario.